Salve a tutti e ben ritrovati all'Agri Week Recap. Come vedete, anche quest'oggi lo facciamo dall'esterno, siamo all'interno del mercato di campagna amica di Coldiretti, dove abbiamo avuto un importante meeting con il ministro per le politiche agricole Stefano Patuanelli e con il candidato sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Abbiamo parlato di agricoltura, dell'importanza dell'agricoltura urbana, della necessità di mettere Napoli al centro del panorama mondiale per la promozione del cibo di qualità. Ci sono tutte le condizioni per fare questo e ringrazio Coldiretti per averci dato questa possibilità. È stata una settimana molto intensa in Consiglio regionale, in Commissione Agricoltura. Abbiamo trattato della questione dell'aumento dei prezzi delle materie prime, abbiamo audito l'Associazione dei Panifici Regionali che hanno manifestato grande preoccupazione per questa problematica. Ci siamo impegnati ad affrontare insieme a loro, a monitorare un po' il prezzo del pane nelle prossime settimane, ma anche a mettere in campo delle iniziative proficue per sostenere il settore sia a livello regionale che a livello nazionale. L'altra audizione ha riguardato i GAL e soprattutto l'impegno che la Regione sta mettendo in campo per la prossima programmazione per lo sviluppo di alcune azioni locali. Ho precisato che nella prossima programmazione non ci sarà più la duplicazione delle attività dei GAL rispetto a quelle regionali. I GAL devono assurgere a vero interlocuzione di territorio, ma devono svolgere attività diverse da quella che svolge la Regione Campania. Intanto domenica scorsa si è avviato il calendario venatorio nella nostra regione, un calendario che all'inizio ha riscontrato un po' di resistenze da parte di alcune categorie, difatti però è ormai dimostrato che il nostro calendario è uno dei migliori del paese, tant'è che siamo stati l'unica regione a non aver dovuto sospendere il calendario perché abbiamo tenuto nella debita considerazione tutte le problematicità che impedivano eventuali deroghe. Stiamo lavorando adesso a rimuovere queste problematicità, di modo che dall'anno prossimo possiamo anche accontentare chi quest'anno ha fatto registrare un po' di malcontento. Intanto per la questione dei cinghiali ci sono anche delle ulteriori buone notizie e di qualche giorno fa l'approvazione in commissione della VAS sul piano strategico di tutela del cinghiale. Quindi nelle prossime settimane sarà data possibilità a tutti di mettere in campo le opere di contenimento di questa specie che tanti danni sta facendo all'agricoltura ma anche ai cittadini. Voglio precisare che siamo la prima regione ad aver ottenuto la VAS sul piano per i cinghiali, a dimostrazione della nostra grande attenzione alle tematiche ambientali ma anche alla voglia, alla determinazione che abbiamo di fare le cose per bene. Abbiamo tenuto un importante tavolo verde questa settimana, abbiamo discusso ovviamente di programmazione del periodo transitorio 21-22, di ecoschemi per adeguare un po' i 7 ecoschemi immaginati dal governo nazionale anche alla regione Campania, e nei prossimi giorni ci saranno delle riunioni tecniche per, come dire, cucire e migliorare questi modelli che ci sono stati presentati. Nel contempo, sempre al tavolo verde, abbiamo discusso dell'agroenergia. Non dobbiamo assolutamente favorire la produzione di energia da fotovoltaico, da impianti di biomasse, ma non dobbiamo sottrarre ulteriori terreni all'agricoltura. Stiamo ricevendo una delibera per regolamentare le autorizzazioni all'istituzione di questi centri di produzione di energia sui terreni agricoli, perché dobbiamo cercare di contemperare due opposte esigenze: da un lato salvaguardare l'agricoltura e dall'altro produrre sempre più energia per fare in modo che il nostro paese diventi autosufficiente. In questa settimana abbiamo avuto un'interlocuzione molto intensa con gli uffici di Bruxelles, con i nostri rapporteur, per rappresentare le motivazioni del modello di programmazione che abbiamo presentato per il 2021 e per il 2022. C'è da definire alcune questioni dirimenti, diciamo così, e per questo abbiamo programmato i primi giorni della prossima settimana un salto a Bruxelles per parlare di persone e anche per, diciamo, salutare il nuovo nostro rapporteur. Sono stato ad un interessante incontro in provincia di Avellino, nella Valle del Sabato, a Serino. Abbiamo parlato di agricoltura, un incontro molto partecipato, è stato bellissimo ritrovare tanti amici e tante persone
diciamo, di nuovo dal vivo dopo il periodo di Covid che ci ha trattenuti a casa. Ho riscontrato un humus, una classe imprenditoriale davvero moderna, molto attenta alle esigenze ambientali e che mi ha rappresentato questioni serie che riguardano lo sviluppo delle zone interne, di cui dobbiamo tenere conto rafforzando tutte le iniziative in questo senso. Sempre ad Avellino ho riavviato dopo la pausa estiva il nostro Agrin Tour con varie visite aziendali, soprattutto nel settore della nocciola, della castagna, di alcuni caseifici. Cioè, insomma, come sempre, diciamo, la vivacità dell'agricoltura campana ci assorbe completamente, ma io sono contento di dare una mano a questo settore e soprattutto sono orgoglioso di rappresentare un panorama così diverso e così anche importante. Mi fermo qui, vi saluto tutti quanti e il saluto di oggi lo faccio da una persona speciale che per la prima volta mi ha accompagnato in un'attività istituzionale, che è mio figlio Corrado, a cui do un caloroso abbraccio. Ciao a tutti!